Ci sono viaggi che possiamo fare da soli e ci sono viaggi che devono essere fatti insieme. La tecnologia ci dà grandi benefici, avanza, si radica sempre di più nelle nostre abitudini, ma siamo veramente sicuri che un progresso così tanto celere e destinato a perpetuarsi costituisca solo un vantaggio per tutti noi? La tecnologia ci espone anche a pericoli. E quali sono questi pericoli? Siamo davvero sicuri di conoscerli tutti? L'eccessiva connessione alla rete è una tossina. È una tossina che minaccia la nostra società. D'abitudine a dipendenza, il passo è breve. E i nostri figli ne sono le prime vittime. Troppe ore chini sullo schermo possono creare danni anche seri alla salute dei nostri giovani. Apatia, frustrazione, disattenzione, disturbi alla vista, al sonno, aggressività e molto altro ancora possono esasperare un'intera famiglia. Non si vuole condannare l'uso della rete e dei social, ma l'uso scorretto e l'abuso. Indirizziamo i nostri bambini verso un uso consapevole e creativo della tecnologia, utile per la comunità a cui appartengono. Per tornare a una vita più umana e spensierata, giocando insieme per crescere insieme. Occorre attuare campagne di sensibilizzazione e informazione che coinvolgano genitori e insegnanti, strutture sanitarie, pediatri, medici, enti e associazioni tutte sui rischi dell'uso eccessivo dei dispositivi digitali, perché l'abuso di tecnologia può creare dipendenza. Favoriamo l'uso consapevole dei dispositivi digitali. E questo viaggio possiamo farlo insieme.